Petra, 10 anni, di Trevico, dove frequenta la quinta elementare, è stata la prima ad essere vaccinata contro il Covid nella scuola Mancini di Ariano, somministrazioni dalle 9 fino alle 13. All'istituto comprensivo sono stati convocati in tutto 30 bambini della provincia. Una buona risposta per la giornata inaugurale della campagna vaccinale, dice la dirigente scolastica. 0,2 ml la dose Pfizer da inoculare ai piccoli. Oltre all'istituto comprensivo Mancini di Ariano, si sono trasformate in hub vaccinali le scuole Galiani di Montoro e Regina Margherita da Vinci di Avellino. La dirigente era giusto, pronta ad offrire ancora gli spazi scolastici per le vaccinazioni ai bambini se ce ne fosse bisogno. Abbiamo aperto la scuola al territorio per chi vuole portare i figli a vaccinarsi, per dare un ambiente che i bambini conoscono, la scuola, un ambiente colorato, non un ambiente ospedaliero dove i bambini si possono sentire un po' più a loro agio. E, però ovviamente sempre rispettando le scelte di ciascuno, perché mi rendo conto che le decisioni adesso sono ben ponderate quando si tratta soprattutto dei bambini. Del resto il virus circola anche purtroppo nella fascia d'età dei più piccoli, quindi vediamo, insomma, oggi iniziamo e poi terremo le somme. Sembra, perché non abbiamo gestito noi ovviamente le prenotazioni, perché è di pertinenza dell'ASL, che ci sia stata una buona risposta per stamattina e altri bambini ancora debbano vaccinarsi in futuro. Ripeto, adesso è ancora presto per dirlo, tra l'altro abbiamo vaccinato 3-4 bambini al massimo, quindi poi vediamo, insomma. Oggi è andata piuttosto bene, vedremo in futuro. È ovvio che se poi ci chiederanno di offrire ancora lo spazio scolastico per garantire le vaccinazioni ai bambini, saremo sempre a disposizione per la comunità, perché appunto la scuola è inserita in una comunità più ampia e quindi dobbiamo collaborare, perché no, insomma, dare la possibilità ai bambini di venire a vaccinarsi qui.